Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un nuovo video, ma prima di incominciare, sigla! Ciao ragazze e bentornati sul canale. Prima di incominciare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella e di andare giù nell'info box, perché vi troverete tutti i link inerenti ai miei social come Instagram, che sono sempre Fortuna Fisher in Makeup, e lì sono molto più attiva rispetto al canale, perché comunque cerco di pubblicare spessissimo gli acquisti che faccio, oppure qualcosa, ecco, della mia vita personale. Oggi video haul delle ultime due settimane per quanto riguarda Tiger. Volevo farvele vedere quando vi ho fatto il video sulle agende, ma si prolungava troppo, per cui ho preferito farvi un video a parte, ma non mi perdo in chiacchiere, partiamo subito. Non sono tantissime cose, però mi faceva piacere condividerle con voi, in modo tale che le posso anche utilizzare nell'arco delle settimane, perché c'è anche qualcosa per le agende e poi c'è qualcosa che ovviamente è di mio figlio e che vuole ovviamente usare. Quindi parto subito, vi faccio vedere prima cosa ho preso nella prima settimana che sono andata, ovvero questa. La busta non è di Tiger, è mia. Allora, per prima cosa ho voluto prendere un altro di questi sticker, questi qua, che già avevo preso la volta scorsa, prima che terminavano anche questi, visto che il blocchetto da 3 euro con tutti gli sticker non l'ho trovato proprio più. Spero che al più presto lo riporteranno, ma sono spariti dalla circolazione. Fortunatamente almeno un blocchetto riuscì a prenderlo. Questo tipo qui è venuto comunque 1 euro. E sono quelli che già vi ho fatto vedere anche l'altra volta, sono i soliti senza che li apro, e sono praticamente i to-do, i cuoricini, alcune freccette fatte così, cuoricini, diciamo, qui ci sono c'è l'arcobaleno, ci sono le ciliegie, il gelato, insomma un po' di cose, un po' di sticker per quanto riguarda la settimana, per il to do, per le agende e quant'altro. E poi da questo lato abbiamo altre etichette molto sfiziose, per cui per 1 euro l'ho voluto riprendere. Poi mio figlio si è preso questa maxi bustina di M&M's con la mandorla all'interno. Questa è venuta intorno ai 4 euro, però ci sta tutto, perché comunque è un maxi formato da 400 grammi. Come vedete sta ancora qui nella busta, perché vi volevo far vedere le cose che ho acquistato, e quindi questa mio figlio ancora non le ha potute mangiare, ma adesso subito le divorerà senz'altro. Poi, quando sono andata quella settimana, ho trovato questo diciamo blocchettino fatto in questo modo, che quando andai a prendere per la prima volta questi sticker non l'avevo trovato, l'ho trovato poi successivamente, quindi l'ho preso al volo. E praticamente è un quad di 4 quadernini per la borsa, per scrivere qualche appunto vicino al computer. Insomma, mi piaceva l'idea e l'ho voluto prendere. L'ho pagato soltanto 3 euro, per cui capite bene che l'ho voluto prendere al volo. Allora, sono raggruppate in questo, non solo nell'astuccino nero, ma anche in questa plastica, quindi ne sono 4. Allora, spero che sì, riuscite a vedere. Allora, questo porta tutti questi occhietti. Sapete che a me questa collezione non mi ha fatto tanto entusiasmare,
però alcuni pezzi mi sono piaciuti, come questo per esempio. All'interno ci sono le righe, e quindi questo è il primo quadernino. Poi troviamo questo, quest'altro tipo di quadernino, che però è tutto specchiato, diciamo così, e un po' si rovinano questo materiale così, però non si può sapere come esce all'interno, è a fortuna. Comunque, mi piaceva tantissimo l'idea, anche questo con le sue righette, molto molto carino. Poi c'è questo, che ha questa copertina che io sono uscita pazza per quanto riguarda le cose di quaderni, agende, infatti presi anche la pochette che vi ho fatto vedere in qualche video fa, presi lo specchietto, insomma mi è piaciuto tantissimo. Questo qua invece ha i puntini, eccolo qua, che i puntini servono, che ci aiutano a fare qualche disegno, qualche cosa astratto che ci può piacere per colorare, molto molto carino. E infine c'è questo, che è tutto glitterato, come potete vedere, molto bello, e anche questo porta i puntini, eccolo qua, molto molto bello, peccato che perde queste pagliuzzelle, però ragazze, per 3 euro si poteva fare, quindi l'ho voluto prendere subito quando l'ho visto. Sapevo che in alcuni Tiger c'era, ma da me neanche l'ombra, quando io ci andai la prima volta. Quando poi successivamente li trovai, non ci pensai due volte sinceramente, quindi vediamo un attimo se riesco a introdurre questa plastichina senza, ecco, senza fare danni, così bella sistemata, e poi vengono rinchiusi qui dentro come se fosse un diciamo un cofanetto di quelli che all'interno portano i contenitori, i quadernoni ad anelli, ecco, tipo quelli degli uffici. Poi ovviamente non potevo che non prendere alcuni wash tape, che finalmente li trovai, perché anche questi non li trovai la prima volta che ci andai, quando è uscita questa collezione, e quindi ne ho presi due. Ho fatto anche bene, perché poi non si sono trovati più, e quindi ho preso due wash tape, che questi vengono 1 euro, due con le labbra e due fatto in questo modo con le mani, non so se si riesce a vedere, non so se riuscite a vedere, ma spero di sì. E quest'altro è con la valigia, molto molto carine, e tutte e quattro 2 euro. Poi, per quanto riguarda l'altra busta, eccola qua, questa è un po' più grandicella, ma non perché ho comprato tantissime cose, ma perché ho preso una cosa un po' forse ingombrante per il trasporto, però ho pensato che mi poteva servire. Allora, in primis ho preso queste scaglie di cocco, se vogliamo chiamarle così. Le avevo già assaggiate la prima volta, appunto, quando vi ho fatto vedere le cose di prima. Buonissime, ragazze, veramente. Sembra veramente cocco, le scagliette di cocco che si mangiano in estate. Troppo, troppo buono. Accompagnato magari nel caffè, oppure con i cereali, la mattina nel latte, oppure soltanto così per sfizio, qualche piccola scheggia di cocco, e magari anche quando siete un po' giù di morale, vi tira un po' su di morale. A me piacciono tantissimo e costano soltanto 1 euro. Poi ho voluto prendere questa scatola, eccola, questa scatola qua, che praticamente fa parte della collezione, quella delle tigri. Porta un bottoncino qui, come vedete, molto carina, mi piaceva perché comunque è molto rigida, non è di quelle
morbide, perché ci sono anche quelle morbide, e invece all'inizio volevo prendere quella, poi ho visto questa e ho voluto prendere questa. Volevo metterci praticamente i wash tape, perché dove li ho non c'entrano, cioè non ci sono mai entrati, in verità non è che non c'entrano adesso perché ne ho comprati a bizzeffe, ma ho sempre avuto una scatola che comunque non si chiudeva del tutto, per cui ho preferito prendere questa perché la vedo molto capiente e vediamo, speriamo che mi basti. E questa è venuta intorno ai 4 euro, se non erro, 4-5 euro, forse sarà stata la cosa più cara che ho preso. Poi ho preso questi segna qua Tiger, come li chiama? Sì, segna pagine, infatti, come volevo dire io, a forma di matitine. Le ho trovate davvero molto carine, le ho pagate 1 euro e devo dire che le avevo intraviste qua e là nel negozio, facevo le prendo, non le prendo, alla fine le ho prese, capita, per 1 euro. Va bene. Poi ho preso 2 tazze, perché ragazze, questa è la collezione per quanto riguarda Halloween. Allora, la prima è questa, eccola qua, troppo troppo bella, come vedete, con questo gattino che sorride, non potevo non prenderla, pagata 3 euro, troppo troppo bella, e quindi ho preso lei. E poi ne ho presa anche un'altra che è fatta così, ragazze, cioè ditemi voi se non sono un amore. 2 gattini, uno che sorride e un altro che sta un po' così, no? Un po' nervoso, diciamo. E non potevo lasciarle lì e per 3 euro le ho volute prendere. Quindi queste qua, 3 euro l'una. Ed infine anche mio figlio ha preso una tazza molto molto bella questa. Come vedete, in tema, Halloween, praticamente sono quelle tazze che quando mettete il tè o il latte caldo all'interno, man mano si colora. Non l'abbiamo ancora provato perché, vi ripeto, volevo farvi il video, però speriamo che effettivamente sia così. Infatti la chiama proprio tazza magica, che cambia colore quando ci si serve un liquido caldo. Vedremo un attimo se effettivamente sarà così, vi farò sapere e vi faccio vedere effettivamente come si presenta. Eccola, che mio figlio piacciono tantissimo queste tazze di, con i teschi, ma non soltanto le tazze, lui va pazzo proprio in generale per quanto riguarda ogni cosa che è raffigurata un teschio. Maglie, magliettine, quaderni, zaini, insomma di tutto. E anche questa, come l'ha vista, non ci ha pensato 2 volte, ha detto no, vabbè, la voglio prendere. Questa è venuta, se non erro, 4 euro anche questa, però non potevo non prendergliela, la desideravo e quindi l'abbiamo presa. Quindi ragazze, questi sono gli acquisti di Tiger che ho fatto in queste ultime settimane. Io spero che vi siano piaciute, fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate. Sicuramente ci ritorno perché voglio andare a prendere le nuove cose per quanto riguarda Halloween, anche perché mi voglio organizzare per un make-up Halloween, e quindi voglio vedere se riesco a trovare qualche idea interessante, carina da proporvi. E che altro? Sicuramente voglio prendere qualche sticker che ho visto in alcuni video che già hanno portato in alcuni Tiger, sperando che
li portino anche qui, e quindi rimanete sintonizzati perché sicuramente ci sarà un nuovo video per quanto riguarda Tiger. Io vi ringrazio per la visualizzazione, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un bel like e attivate la campanella, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questo video. Io vi mando un bacione grande e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazze, baci baci!